La prima di Ibra a Milanello. Sulla Gazzetta ci sono delle descrizioni sul nuovo stadio. Inoltre parleremo dei Coppa Italia, anche se ancora manca una settimana alla nostra partita, di voci che arrivano dal mercato e di infortunati nel Milan. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, alcune volte anche in anteprima, attraverso le nostre notizie, tramite le rubriche giornaliere, tramite i nostri pre e post partita, trovando le partite del Milan e le nostre live del martedì e del giovedì sera. Vi ricordo inoltre che potete lasciare i commenti nella chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito quindi con le notizie. Partiamo con le notizie, iniziamo da Ibrahimovic. Oggi è stata la prima di Ibrahimovic nel suo nuovo ruolo di Senior Advisor al Milan. Oggi era a Milanello insieme a Moncada ed Ottavio, ha osservato l'allenamento e poi logicamente vedremo mano a mano che andremo avanti il suo ruolo, come si svilupperà e come si spiegherà. Sempre riguardo al Milan, si è parlato oggi dello stadio, sia sulla Gazzetta che sul Giorno. Ci sono stati degli articoli sullo stadio in cui si definisce, sembra definitivamente, la capienza dello stadio di 72.000 posti a sedere sui due famosi anelli, con una forma che dovrebbe essere un rettangolo con gli angoli stondati. È stato affermato, è stato deciso, cioè è stato dichiarato, è stato scritto sui giornali che la regione Lombardia appoggia lo stadio del Milan, quindi già un appoggio politico importante l'ha avuto. Le prossime settimane si definiranno poi altre cose, tipo il naming rights appunto, e la struttura esterna dello stadio, appunto, che dovrebbe essere quella che avevo detto prima, quindi rettangolo con gli angoli stondati. Lo stadio poi, come abbiamo detto, sorgerà su una specie di podium, viene detta, che è un rialzo dello stadio dove saranno inseriti poi bar, ristoranti, negozi e anche un hotel. Sotto questo podio, sempre però non interrato ma sulla terreno, ci saranno poi due piani di parcheggi. Per quanto riguarda l'iter burocratico, istruttoria del comune al momento dello stadio è alla fine. Dopodiché si passerà alla procedibilità, del progetto, cioè se il progetto può essere attuato oppure no. Poi a questo punto, approvato, si partirà all'iter tecnico-politico e la campagna informativa per la popolazione. Ricordiamoci appunto che questo sarà uno stadio, se verrà fatto, come tutti speriamo, che dovrà essere vissuto, potrà essere vissuto 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, con appunto spettacoli, con partite di calcio e tante altre cose. Si parla anche di un parco per famiglie, si parla di un Legoland, si parla anche di un auditorium di 3.000 posti dove eventualmente fare dei concerti, fare del teatro, eccetera, eccetera. Vedremo comunque il Museo del Milan, logicamente, vedremo comunque la procedura come andrà avanti nei prossimi mesi. Parliamo adesso di qualcosa di un po' più concreto, più vicino a noi, parliamo un pochino di mercato, anche se parlare mercato e concretezza sono due cose, due vocaboli abbastanza in opposizione. Due sono i nomi attualmente che girano come eventuali rinforzi del Milan per gennaio: uno è Guirassy, centravanti dello Stoccarda, e l'altro invece è Langlet, che è un difensore centrale dell'Aston Villa. Partiamo da Guirassy. Guirassy è un giocatore di 27 anni della Guinea che è esploso quest'anno praticamente. Esploso quest'anno in questo momento, in 14 giornate, in Bundesliga ha fatto 18 gol. E addirittura scusate, ho sbagliato a riferirvi i numeri. Ha fatto 16 gol in 13 giornate e nelle prime 8 giornate addirittura ne ha fatte 14. Poi ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fermo per un paio di partite,
ha ripreso nelle 5 partite successive, ha fatto 2 gol. È vero anche che per 5 partite successive lo Stoccarda ha incontrato tutte le squadre più importanti della Bundesliga, Bayer Leverkusen che attualmente è in testa, Borussia Dortmund, Bayern, quindi cioè, tutta una squadra, tutte squadre che sicuramente viaggiano sempre nei primi posti della classifica. Come avevo detto, 27 anni, gli scorsi anni non ha avuto un rendimento di questo livello. Lo scorso anno aveva fatto 11 gol in 22 partite, l'anno precedente 9 gol in 37 partite. L'anno precedente era ancora appunto allo Stoccarda, e precedentemente invece giocava in Francia. Allora, c'è la cosa positiva che ha una clausola di 17 milioni. Se Milan paga la clausola può portarlo via. Quindi 17 milioni non è una spesa esagerata, rientrerebbe negli acquisti classici del Milan. L'unica cosa, 27 anni, che comunque per un attaccante vuol dire avere ancora quantomeno 3-4 anni davanti buoni. Bisogna vedere se Ghirassi è interessato a venire a Milan di base. Bisogna vedere poi se Ghirassi si confermerà anche le nostre latitudini. Quindi è un giocatore che quest'anno è esploso, però ha 27 anni e quindi vedremo. Langlais non mi convince molto, ha 28 anni, quest'anno l'Aston Villa non ha mai giocato, è sempre stato in panchina, non ha fatto ancora nemmeno un minuto. Lo scorso anno giocava nel Tottenham, dove ha giocato 26 partite lo scorso anno con 2 gol. È stato anche nazionale francese, difensore centrale, può essere preso per fare numero, non lo vedo come titolare sinceramente. Se non per il periodo in cui c'è bisogno per riportare gli infortunati a giocare, verrebbe perso in prestito perché il contratto scade nel 2026, quindi non penso che Milan voglia acquistare in inglese, è solamente un prestito per farlo giocare e per riportarlo a buoni livelli. Non mi convince molto questo, vedremo sinceramente, ecco, logicamente non è che dobbiamo comprare dei giocatori che siano titolari, però devono essere comunque dei giocatori pronti. Langlais ancora non ha fatto un minuto, questo mi mette un punto interrogativo secondo me sull'acquisto di Langlais. Vediamo poi gli infortunati invece per quanto riguarda il Milan. Musa, che sembrava essere entrato a Salerno, invece in realtà non rientrerà, perché il suo fortuna è poi più grave del previsto, tanto per cambiare dico io, quindi probabilmente rientrerà forse con Sassuolo. E quanto riguarda Pobega invece è mai stato deciso per un'operazione, quindi probabilmente Pobega, senza Pobega durerà diversi mesi. Veniamo poi all'ultima notizia della giornata, non riguarda il Milan direttamente, ma ci può far capire alcune cose. Ieri sera c'è stata la partita Napoli-Frosinone, Napoli ha preso una batosta incredibile, 4-0 in casa da Frosinone. E addirittura, ecco, in alcuni casi mi è sembrato di vedere un po' la partita di Milan-Torino lo scorso anno, cioè la squadra prima con i rincalzi che entra, fa più o meno il suo, Milan pareggiava 0-0, credo che col Frosinone fosse 0-1 o 0-0 anche lì, entra i titolari e perdono. Il Napoli ha perso veramente tanto a poco, 4-0. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se si vuole andare avanti in Coppa Italia bisogna affrontarla con concentrazione, non sottovalutando gli avversari, cercando di schierare una formazione per la maggior parte di titolari. Diciamo che non siamo più in generale in condizione di poter giocare con le seconde squadre, perché comunque anche le piccole squadre sono ben organizzate, hanno dei buoni giocatori, soprattutto anche in panchina, con giovani in particolar modo. È sempre difficile, è sempre rischioso andare a giocarsi una partita che non ammette repliche con una squadra non al massimo. È vero che dovrebbe anche far riposare i giocatori, però se vogliamo puntare a certe competizioni è bene che invece ci schieriamo la squadra migliore possibilmente. Per questo vi dico attenzione stasera Inter-Bologna. L'Inter farà un certo turnover, quanto ho letto ci sarà Audero con Porta, ci sarà Arnautovic, ci sarà Slani, ci sarà un certo turnover. Il Bologna sembra che il turnover lo faccia poco o niente. Il Bologna ha grande forma,
Thiago Motta, secondo me, ha una mezza idea di provare a fare qualcosa di bello in Coppa Italia. Quindi attenzione, attenzione a Inter Bologna stasera, perché non è detto che vada come si pensava che andasse. Per oggi direi che abbiamo concluso qui. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi se ancora siete, vi siete iscritti a DNA Rosso Nero TV. Noi ci vediamo a questo punto domani alle 14:30 per uno degli ultimi video prima, diciamo, di Natale. Vi auguro una buona serata e logicamente sempre Forza Milan. Ciao!